Ciao a tutti, io sono Alessandro e benvenuti in questo video, nuova recensione, nuovo unboxing, ma come sempre, come ultimamente sta succedendo, dei video che oltre alla recensione unboxing ci porteranno poi degli altri video per contenuti, perché lanciamo praticamente delle nuove idee sul canale. In questo momento, oltre a tutta la parte che stiamo espandendo per quanto riguarda l'utilizzo dei droni, droni standard, DJI, FPV, mini droni, droni giocattoli e tutto il resto, passiamo anche a un'altra cosa, una cosa che mi è arrivata in questi giorni, non mi ricordavo neanche di averla ordinata in acquisto. Era un'offerta, era su Banggood, vi lascio qui sotto comunque il link per trovarla e per andare a recuperare questo stesso oggetto enorme, lo scatolone enorme. Di cosa si tratta? Lo vediamo subito. Innanzitutto vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di mettere qui sotto un mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdere d'ora in poi tutti i video che porterò sul canale. Che cos'è questo oggetto? Vi do un'anteprima. Allora andiamo ad aprire prima questa scatola e da questa scatola poi capirete già di che cosa si tratta. Rischio davvero di non avere più spazio nello studio, anche perché è davvero davvero grande. Allora, che cos'è? Vi faccio vedere solo la scatola. 3D printer filament, saranno dei fili, delle matasse per stampa 3D? Ebbene sì. Sono delle bobine contenente diverso materiale, tutto per andare a stampare qualcosa. Artillery Genius Pro 3D Printer. Ci vediamo con l'unboxing. Ok, andiamo ad aprire questo enorme scatolone perché comincio davvero ad avere qualche pensiero per dove andare a posizionare questa stampante, anche perché dal disegno che ho visto, accidenti, è davvero davvero alta, davvero grossa, anche perché non è una delle più grosse in assoluto, ma comunque il piatto ha già una discreta dimensione, quindi molto probabilmente sarà anche da capire esattamente dove andare a posizionarla, anche perché già l'imballo mi fa pensare. Allora abbiamo coperchietto che andiamo a togliere, abbiamo il nostro manuale che andremo a leggere con la garanzia di Artillery e qui abbiamo la nostra stampante. Qualche minuto che tiro fuori tutto e poi lo vediamo sulla scrivania. One eternity later. Ok, ho tirato fuori tutto dalla scatola. In realtà è praticamente già quasi tutta montata. C'è la base con il piatto dove un avviso dice di non rimuovere prima di aver finito l'assemblaggio, ma anche perché è un piatto molto delicato dove andranno praticamente sopra stampate tutte i nostri oggetti, le nostre costruzioni in 3D. Ho la parte alta, che è la parte proprio vera e propria del motore, dove si muove in pratica tutto il meccanismo, ed era tutto assemblato molto bene, molto sicuro, con tutta la parte di gomma piuma che andava ad avvolgere tutto quanto il nostro, anche l'elicottero. A few moments later. Dicevo, tutta la parte in gomma piuma che andava ad avvolgere tutti i componenti per garantire che non venisse danneggiato nulla durante il trasporto, anche perché il piatto in vetro è molto molto delicato e rischia davvero di spaccarsi e di rovinarsi. Però devo dire che è già tutta praticamente assemblata, ora sta a comporre con questi pezzi, con questi blocchi, mi guardo il manuale magari prima per agganciare bene tutti quanti i connettori e poi potenzialmente la stampante è pronta. Va, vi ricordo dopo, sempre comunque calibrata, perché deve calibrare la dimensione del piatto. Dimensione del piatto che pensavo fosse più piccola, invece in realtà è proprio un bel piano, anche perché con l'altezza della nostra stampante gli oggetti che si possono tirare fuori sono davvero davvero notevoli. Ora vado, come vi ho detto, a montarla e ci vediamo tra poco, anche perché qui continuano a girare gli elicotteri.
Ok, allora la stampante è praticamente montata, ho fissato tutte le viti, tutti i connettori, ho stretto anche il reggifilo qui sopra in alto, ho controllato che il piatto scorresse come viene indicato dal manuale in modo perfetto e anche il suo carrello che scorre in modo perfettamente tranquillo, senza intoppi, senza blocchi. Devo dire che anche la parte qui di movimentazione sul nostro carrellino è davvero ben fatto. La stampante mi sembra molto robusta, molto bella. Ripeto, non ho una grossa esperienza, è la prima stampante 3D che vedo e con cui adesso andrò a fare anche dei piccoli test, ma mi sembra davvero, davvero ben fatta. Poi questo blu elettrico è davvero, davvero simpatico e carino. Ora andrò a fare un primo setup velocissimo e poi vi lascio con questo video, perché ai video successivi andrò a fare delle calibrazioni per poi poter anche fare il video, diciamo, di recensione vera e propria di questa stampante, con cui devo ancora capire alcuni cavetti come vanno attaccati. Per ora io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito fino ad ora. Vi ricordo come sempre di lasciare qui sotto un mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così da vedere presto anche tutti i video degli oggettini particolari che andremo a fare con questa stampantina, ma soprattutto dell'utilizzo dei vari software e di tutto quello che è la preparazione, magari anche del chiamiamolo prototipo del progetto per poi lanciare la stampa tridimensionale. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up.